Nuova puntata del braccio di ferro sul progetto per il ripascimento della costa meridionale salernitana. La provincia ha infatti bloccato l'affidamento della gara relativa al primo lotto, quello compreso tra la foce del fiume Picentino e località Magazzeno di Ponte Cagnano Faiano. Un progetto per il quale sono pendenti due ricorsi al TAR, oltre alle diffide avanzate da Sinistra Italiana e Italia Nostra. È un assurdo perché un'opera che si avvia o che viene realizzata senza l'autorizzazione via è un'opera illegittima, quindi è veramente incredibile che ufficialmente la provincia prende atto delle prescrizioni via, però decide di non tenerne conto. Ne prende atto, però dice io faccio lo stesso, eseguo lo stesso il lavoro come avevo previsto. Ora, noi rispetto a questa decisione, a questo bando di gara, abbiamo presentato una diffida in provincia. Attualmente la gara è sospesa. Questo ci fa molto piacere perché vuol dire che si sono o forse si stanno ponendo il problema della assurdità di mettere a gara un progetto che non sia accompagnato dall'autorizzazione via. La decisione adesso di sospendere la gara noi speriamo che significhi la possibilità di una revisione del progetto.